Quando si mollano gli ormeggi, tutto assume una prospettiva diversa. I pregiudizi, le difficoltà di ognuno di noi rimangono a terra e su una barca in mezzo al mare il contributo di ciascuno diventa fondamentale. Spiega le vele Mare Libera 2023. Questa mattina nel nostro golfo protagonista una grande veleggiata solidale al motto di Nessuno escluso. Molto volentieri, ho fatto un corso di vita molto importante e quindi ci sto mettendo tutta la volontà per fare questo tipo di, insomma, di accoglienza con l'ANFAS e quindi sto molto bene. Tutto bene, vi giovane Filippo, Nicolo. Ti è piaciuto il mare? C'è tanto. Un vero marinaio, è stata un'emozione avere a bordo un equipaggio così speciale oggi. Ma assolutamente sì, è sempre un'emozione avere delle persone, un equipaggio a bordo. C'è sempre uno scambio, c'è sempre un qualcosa. Noi cerchiamo di lasciare il più possibile, ma riceviamo tantissimo, specialmente da loro. E sempre un'emozione, sempre una grandissima emozione e specialmente un piacere. Davvero una bella giornata, piacevole per i ragazzi, ma anche per gli educatori. Sì, essendo una mia esperienza, una mia prima esperienza da educatrice in questa bellissima città, posso dire che è stata molto bella, molto formativa, un'esperienza che mi porterò dietro per sempre. Un grande successo, oltre 60 barche in mare, ma non finisce qua, il gran finale di Mare Libera questa sera e domani. Un'edizione record per Mare Libera, c'è tanta contentezza e tanta soddisfazione. Decisamente sì, c'è ancora la giornata di domani con la parata, ma questa veleggiata con una sessantina di barche partecipanti e tantissime associazioni che hanno potuto imbarcare i loro ragazzi senza limiti, veramente, in un bellissimo equipaggio del navigare tutti e navigare insieme. Devo dire che è stata bellissima. Chiude per il momento un sabato, inizia anzi un sabato che poi si chiuderà col concerto di questa sera. Ieri è stata la giornata delle scuole, dei laboratori, frequentatissimi, una gioia con tutti i bambini di Spezia sulla passeggiata Morin. La veleggiata di oggi, stasera il concerto dei Ladri di Carrozzelle, domani ancora la parata e credo che domani chiuderemo veramente in bellezza. Grazie. Non solo all'Assonautica che ci ha ospitato, al Comune, a tutti gli enti che ci hanno aiutato, ma devo dire anche al tempo che ci ha regalato delle giornate splendide.